Ridimensionato la pena per Cusenza, confermati 2 anni e 8 mesi. Mail tossica Domodossola, querele ed esposti, accuse all'ufficio tecnico comunale, conferenza stampa di Contessi. 6 anni e 1 mese, sentenza di condanna per l'ex funzionario IMS accusato di essersi appropriato delle pensioni di defunti senza eredi. Omegna dopo le accuse di Cavigioli, dura risposta del comitato tutela, bene comune, Cavigioli querela Buzio. Classifica Twig, belgirate tra i più ricchi, Cursolo, burro e falmento tra i comuni più poveri d'Italia, Pesa al frontalierato. Domenica Macugnaga la Rosa Ski Raid, valevole come campionato italiano e finale di Coppa Italia di sci alpinismo. Ben ritrovati dalla redazione di Vicio Notizie, in apertura un'ampia pagina giudiziaria dedicata alla cronaca giudiziaria. Processo Abate Giovanni Cusenza, condanna a 3 anni e 4 mesi per il poliziotto accusato di aver violato gli archivi informatici per acquisire informazioni su indagini per motivi non di servizio. Il GUP di Torino ha ridimensionato la pena per lui chiesta dal PM. Accolta invece la richiesta dell'accusa per Cusenza, condannato a 2 anni e 8 mesi, l'avvocato difensore di Cusenza, Cristina Bolongaro, ha già annunciato il ricorso in appello. Condanna a 3 anni e 4 mesi per Luciano Abate Giovanni, difeso dagli avvocati Cristina Beltramini e Cristian Ferretti, il poliziotto accusato di aver violato gli archivi informatici per acquisire informazioni su indagini per motivi non di servizio, e a 2 anni e 8 mesi per Pio Cusenza, difeso dall'avvocato Cristina Bolongaro, ex titolare di noti locali della zona, per aver agito in concorso con l'agente. Il GUP di Torino, di fronte al quale si è tenuto il processo con rito abbreviato, ha ridimensionato la pena per Abate Giovanni, per il quale l'IPM aveva chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi, riconoscendo il vincolo della continuazione. Accolta invece la richiesta dell'accusa per Cusenza. Per Abate Giovanni il giudice ha confermato la misura degli arresti domiciliari, dove si trova dallo scorso autunno. Gli avvocati difensori hanno già annunciato l'intenzione di presentare appello e di impugnare il provvedimento dei domiciliari, chiedendone la liberazione. L'indagine sugli accessi abusivi era nata da una segnalazione dei carabinieri di Verbania alla Procura di Torino, che ha competenza per questo genere di reato. I militari stavano infatti indagando su un giro di spaccio di sostanze stupefacenti nel quale sarebbe stato coinvolto Cusenza, poi arrestato. È stato condannato a 7 anni e 8 mesi con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dall'esercizio dei diritti di tutela e curatela, più risarcimento di 20.000 euro alla vittima, l'uomo di Ornavasso, difeso dall'avvocato Gabriele Pipicelli, ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti della donna, difesa dall'avvocato Marco Marchioni, con la quale aveva intessuto una relazione extraconiugale. Quando lei era tornata con il marito, lui non si era rassegnato e, secondo quanto dichiarato dalla donna, l'avrebbe perseguitata con chiamate e messaggi e avrebbe abusato di lei. Presenteremo sicuramente appello, commenta l'avvocato Pipicelli, evidenziando quelle contraddittorietà e quegli elementi a favore dell'imputato emersi nell'istruttoria che il tribunale, così come si evince dalla motivazione contestuale della sentenza, ha totalmente trascurato. Mail tossica a Domodossola, querele ed esposti, accuse all'ufficio tecnico comunale, e in serata conferenza stampa di Luigi Contessi, che non ha reso pubblico il testo della mail ma si è detto arrabbiato. Ha spiegato che la stessa era arrivata agli indirizzi del sito allestito per la sua candidatura a sindaco di Domodossola, alla sua posta personale e all'indirizzo del gruppo Lega creato per le elezioni comunali. Qualcuno ha dato la lettera a Pizzi e agli altri prima di portarla alla polizia, ha sottolineato Contessi. Mail che contiene, ha spiegato il candidato sindaco, non attacchi al centrodestra o ai candidati alle amministrative, bensì accuse alla gestione degli appalti comunali degli ultimi anni e all'attuale amministrazione di centro-sinistra. 4 querele, 2 esposti ed altre iniziative legali in arrivo. È il malloppo di documenti che sta arrivando sulle scrivanie degli ispettori del commissariato di polizia di Domodossola. Sono state depositate da chi è stato tirato in ballo dalla mail tossica spedita nei giorni scorsi. Ma non finisce qui. Solo in parte la mail è contro alcuni candidati alle prossime elezioni amministrative. L'80% dello scritto è soprattutto un'accusa all'ufficio tecnico comunale.
tira in ballo ditte, lavori, appalti e soprattutto sostiene che il ritorno a Palazzo Comunale di alcune persone potrebbe portare a scambi e favoritismi, ma anche ad intrallazzi vari. E si citano i nomi di chi tra i candidati sarebbe ad alto rischio. Accuse pesanti. È per questo che le querele sono già diverse. Se la mail tossica è potenzialmente un'accusa all'ufficio tecnico, che cosa farà il comune di Domodossola? Perché lo scritto di questo fantomatico Mario Rossi elenca nomi, cognomi, ma anche le ditte. Ci dice il sindaco Mariano Cattrini, io questa mail non ce l'ho perché non l'ho ricevuta. Se dovessimo leggerla valuteremo che cosa fare a tutela del comune. La mail anonima è chiara, parla di persone che non vanno votate perché disoneste, intrallazzatrici. Accuse ben formulate che potrebbero avere un suggeritore molto ben informato della macchina comunale. La mail arriva da un indirizzo di posta elettronica registrato su gmail.com e sicuramente la polizia riuscirà a identificarlo attraverso il numero di protocollo. La campagna elettorale avvelenata, che sta facendo scintille nei rapporti interni tra i partiti, sta avvelenando anche questi ultimi mesi prima del voto. Intanto stasera il candidato leghista Luigi Contessi ha convocato una conferenza stampa per fare chiarezza su quanto accade dopo il dossier avvelenato ricevuto dal misterioso Mario Rossi. Ancora cronaca giudiziaria, 6 anni e 1 mese, sentenza di condanna per l'ex funzionario dell'INPS accusato di essersi appropriato delle pensioni dei defunti senza eredi. Condannato a 6 anni e 1 mese per peculato, l'ex funzionario dell'INPS di Gravellona Toce, Salvatore Cilia, difeso dall'avvocato Simona Grossi, dovrà anche risarcire l'INPS, parte civile al processo, con circa 48.000 euro più le spese legali. Il collegio del Tribunale di Verbania, presieduto dal giudice Luigi Montefusco, ha anche disposto il sequestro dei beni per la somma del risarcimento. Inoltre i giudici hanno disposto la trasmissione alla procura degli atti relativi ad alcune circostanze emerse nel corso del processo che riguarderebbero il tentativo di Cilia di evitare alla moglie di versare imposte dovute per circa 4.200 euro. Avrebbe chiesto a un'impiegata di sgravare le cartelle relative sostenendo che fossero prescritte. Un fatto che secondo l'accusa avrebbe configurato il reato di abuso d'ufficio, che invece non è stato riconosciuto dai giudici, che invece chiedono alla procura di indagare sull'ipotesi di reato di induzione a dare o promettere utilità. Il sostituto procuratore Gianluca Periani aveva chiesto la condanna a 7 anni e mezzo. Le indagini dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria erano partite dalla denuncia dell'ex moglie dell'imputato. Secondo quanto emerso, tra il 2003 e il 2009 Cilia aveva messo in atto un sistema per intascarsi le pensioni di invalidità di defunti che non avessero eredi che le potevano reclamare. In tutto 7 operazioni, delle quali alcune sono ormai prescritte. Per fare ciò si era avvalso dell'aiuto di un amico che si era messo a disposizione con alcuni prestanome per trasferire le pensioni sui loro conti. L'avvocato Grossi valuterà il ricorso in appello. Aveva sottolineato nella sua arringa come le pratiche false siano state vidimate in 6 passaggi dai superiori dell'imputato, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Inoltre l'avvocato Grossi sostiene che i soldi riscossi dai finti eredi non siano mai transitati per i conti correnti dell'imputato e che quindi non esista prova che lui se li sia intascati, mentre invece diversi dei beneficiari avrebbero trattenuto delle somme. Il GIP Elena Ceriotti ha disposto che venisse rimesso in libertà il gravellonese arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver venduto cocaina a una 20enne che si è sentita male ed è finita in ospedale. Il PM nell'udienza per la convalida ha chiesto che venissero applicati gli arresti domiciliari. L'avvocato difensore Gabriele Pipicelli ha invece sostenuto che a suo carico non sussistesse nessun grave indizio di colpevolezza. Il giudice ha convalidato l'arresto ma ha disposto che non venisse applicato a suo carico nessuna misura cautelare. A casa dell'uomo erano state trovate dosi di stupefacente che l'indagato ha dichiarato fossero per uso personale. A Omegna, dopo le accuse di Cavigioli, la dura risposta del Comitato Tutela Bene Comune. Non si placa la polemica tra il Comitato per la tutela del bene comune e l'ex assessore Mario Cavigioli. Dopo la presa di posizione di Cavigioli dei giorni scorsi c'è stata la replica del Comitato, affidata ad un comunicato stampa.
non crediamo affatto si legge di rappresentare la vecchia politica conservatrice del non fare. Tutt'altro, siamo invece dalla parte del fare, purché guidato dall'intelligenza e ragionevolmente condiviso. Non crediamo di essere negativi e non costruttivi, né poco coerenti, semplicemente siamo convinti che il tipo di innovazione proposta da Caligioli e dall'amministrazione comunale nel progetto emblematico sia affetto da provincialismo e da miopia e ne abbia il respiro molto corto. A proposito del concorso di idee per la piattaforma sul lago, l'informazione è stata minima, i progetti presentati sono stati pochissimi e nessuno tra di essi degno di particolare attenzione e in ultimo non è stato tenuto in alcun conto il parere negativo del Consiglio di quartiere. Si afferma anche che noi saremmo i tirapiedi di Alberto Buzio, che staremmo facendo campagna elettorale per lui o chi per lui. Ciò che dice Caligioli è forse dettato dalla sua esperienza politica personale? Notoriamente si sa che niente attrae di più che vedersi riflessi nelle situazioni circostanti. Alberto Buzio, come suo diritto, proseguono dal comitato, è semplicemente un membro del nostro comitato, interessato come tutti noi a che le cose vadano per il verso che ci pare giusto per il bene della città. A noi interessa ben poco la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative. Quello che solo conta per noi è che la prossima amministrazione, a differenza dell'attuale, sia disposta al dialogo e al confronto delle idee, che sia aperta, che non agisca come l'attuale di soppiatto, senza consultare nessuno, men che meno gli esperti veri delle diverse questioni. Non spetta a noi del comitato presentare dei progetti, ci siamo solo assunti il compito di verificare che quelli presentati siano adeguati. La nostra, concludono gli esponenti del comitato, non è intransigenza integralista, è semplicemente buonsenso, ragionevolezza e volontà di azione per il bene comune. In merito al comunicato del Comitato per la tutela del bene comune è arrivata la controreplica di Caligioli che potrete leggere integralmente sul nostro sito. Caligioli ha querelato il Comitato ed Alberto Buzio. Guardia di Finanza scopre un nuovo evasore totale. È successo nel Cusio. L'uomo titolare di una ditta di pulitura a metalli con sede a Cesara ha omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi nel quinquennio 2010-2014. Il lavoro dei finanzieri è consistito nella ricostruzione paziente del volume d'affari dell'impresa che operava, oltre che sul territorio del Verbano Cusio-Ossola, anche nel vicino Borgo Manerese. 430.000 gli euro che, secondo i militari della tenenza della Guardia di Finanza di Omegna, l'imprenditore avrebbe omesso di dichiarare al fisco. 158.000 euro sono invece le imposte dirette evase dall'impresario omegnese, ai quali si devono aggiungere anche 90.000 euro sul valore aggiunto. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Ora invece la sanità, occhi puntati su Ornavasso domani, dove si riuniranno gli assessori regionali Saita e Reschigna con i sindaci di Ornavasso, Verbagna, Domodossola e Omegna. Al centro dei colloqui il progetto del futuro ospedale del VCO. Ospedale nuovo. Domani ad Ornavasso arriva l'assessore regionale Saita. Slittato di una settimana rispetto al calendario iniziale, si svolgerà domani il preannunciato sopralluogo sul campo. Saita, che sarà accompagnato dal collega Reschigna e da alcuni tecnici regionali, effettuerà una ricognizione nei pressi dell'area dove dovrebbe sorgere la futura struttura sanitaria del VCO. Successivamente il numero uno della sanità piemontese incontrerà in municipio, sempre ad Ornavasso, la delegazione di sindaci ricevuta 7 giorni fa a Torino. Sarà anche il direttore generale dell'ASL del Verbano Cusio-Ossola, Caruso. Dovrebbe essere l'occasione per entrare nel merito del progetto, sin qui sul piano locale, perché a livello torinese invece si lavora a predisporre gli atti da sottoporre all'attenzione del nucleo di valutazione del Ministero della Sanità, l'organismo che dovrà poi esaminare il provvedimento. Primo passaggio, l'inserimento nella norma economica di luglio della voce relativa al finanziamento dell'opera, una parte, ovvero il 5% dei fondi necessari. Saita e Reschigna hanno sottolineato nei giorni scorsi che il percorso ipotizzato per la realizzazione del nuovo ospedale del Verbano Cusio-Ossola dovrebbe ricalcare quello già sperimentato a Novara e Torino per la realizzazione della città della salute. L'atto è indispensabile per sottoporre appunto il progetto all'approvazione romana. Attimi di tensione questa mattina in municipio a Pallanza, dove un verbanese ha iniziato a inveire contro la vice sindaco e assessore alle politiche sociali Marinella Franzetti. È stato necessario l'intervento dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile per riportare la situazione sotto controllo. L'uomo ha iniziato a dare in escandescenza perché non soddisfatto della casa popolare che l'assessorato alle politiche sociali ha trovato per lui, la compagna e la bambina piccola. Franzetti non intende
intende sporgere denuncia. Non serbiamo rancore nei confronti di questo signore e anzi siamo convinte, dice, di aver trovato un'ottima soluzione per la sua famiglia che ha attraversato un periodo di difficoltà e che ora avrà una casa che resterà assegnata a loro definitivamente. Indagine TWIG sui redditi 2014 pubblicati dal Ministero delle Finanze. I paperoni locali risiedono a Belgirate. I redditi più bassi sono in Valle Cannobina, ma su questo dato pesa il fenomeno del frontalierato. Belgirate tra i più ricchi, Cursolo, Rasso, Gurro e Falmenta tra i comuni più poveri d'Italia. Belgirate con 29.458 euro si piazza infatti al 17° posto e i comuni della Valle Cannobina, con cifre che oscillano tra i 6 e i 7.000 euro, tra gli ultimi 20 nella classifica degli 8.000 comuni italiani elaborata da Twing relativa ai redditi 2014 pubblicati dal Ministero delle Finanze. Va detto però che il dato dei comuni cannobini risulta falsato dalla presenza di lavoratori frontalieri che versano tasse e contributi nella vicina Confederazione. Il reddito medio pro capite italiano è di circa 16.400 euro. Al di sopra della media quelli registrati nei principali centri di VCO e Alto Novarese, 18.980 euro per Verbania con i suoi 22.063 contribuenti, superiore il reddito pro capite Aumegna con 19.450 euro e 11.506 contribuenti, così come a Domodossola con 19.486 euro e 13.013 contribuenti. Le cifre salgono ancora per gli aronesi con 22.306 euro di reddito pro capite e 10.406 contribuenti. A livello nazionale i paperoni sono a Basiglio, alle porte di Milano, con 42.041 euro di reddito per gli oltre 7.000 abitanti. Fanalini di coda proprio i piccoli centri montani al confine con la Svizzera, la Maglia Nera a Varrezzo Como con 5.417 euro. In questi casi però, come detto, pesa il lavoro frontaliero. In linea di massima nel nostro territorio i comuni che non hanno un significativo numero di frontalieri residenti vantano redditi al di sopra della media, tra le eccezioni Piedimulera e Valstrona. Uno smottamento ha interessato stanotte la strada oltre il confine italo-svizzero di Ponte Ribellasca in Valle Vigezzo. Lo smottamento causato dalla pioggia si è verificato poco oltre la sbarra di confine in territorio elvetico, ha interrotto la viabilità. Il materiale però è stato immediatamente rimosso. La viabilità è stata subito ripristinata. I nostri frontalieri stamattina hanno potuto raggiungere il loro posto di lavoro, ci ha detto il sindaco di Re Oreste Pastore. Prodotti locali, ristoranti, negozi e clienti. Questo mette insieme Chilometro Zero, il circuito nato per valorizzare i percorsi enogastronomici tipici del Verbano Cusiossola, un modello commerciale che vuole promuovere il patrimonio agroalimentare, valorizzare negozi, produttori e ristoranti, favorendo il cliente. Il portale realizzato da 3 esperti a supporto dell'economia del territorio, ricco di prodotti di grande qualità. Crediamo fermamente che occorra valorizzare i percorsi enogastronomici che più ci caratterizzano. Caratterizzano un vero biglietto da visita non solo per i locali ma anche per i turisti, ha detto uno degli ideatori, Marco Chiolini. Il portale web www.chilometrozero.menu permetterà di consultare i produttori e i ristoratori che hanno nei loro menu i prodotti Chilometro Zero, un legame tra cliente e chi opera nel settore attraverso il quale si può anche vedere i menu dei ristoranti o i prodotti proposti da negozi e produttori. Prenotare online permetterà di ricevere un codice che garantirà uno sconto del 10% sull'acquisto. Operativa dal 1 gennaio di quest'anno, l'Unione del Lago Maggiore ha presentato la sua nuova rete museale. Prossimo passo, la messa in rete del Servizio di Protezione Civile. L'Unione del Lago Maggiore presenta la sua rete museale, un primo passo verso quella che vuole essere anche una rete culturale e turistica del territorio. È la prima iniziativa che lanciamo come Unione sul tema della cultura per fare rete, partendo dall'esperienza dei 3 comuni Giffa, Cannero e Trarego sulla rete museale nata con l'allora comunità montana del Verbano, l'abbiamo estesa a tutti i 9 comuni integrandola con la presenza del Museo di Gurro, l'Ecomuseo di Lunecco e il Parasio di Cannobbio, e vuole essere un modo per far conoscere il territorio, la storia e le risorse del nostro territorio non solo agli ospiti ma anche alle nostre comunità e attraverso azioni didattiche alle scuole.
sempre, lei ha concluso l'appuntamento di oggi con un sogno, quello sui Castelli di Cannero. Quanta concretezza c'è in questo sogno, in questa proposta? Ma sì, è un sogno che speriamo possa trasformarsi in realtà. Ci deve essere sicuramente la parte privata al nostro fianco, ma che vedo che c'è un grande interesse affinché i castelli diventino museo di se stessi. La rete museale si apre al pubblico con orari fissi, giornate con iniziative speciali e ancora aperture su prenotazione. Una fetta importante di pubblico è rappresentata dalle scolaresche, ma questa offerta non comprende solo musei. Usiamo genericamente, volutamente, abbiamo usato anche nelle cartelle stampa, nel materiale di comunicazione, la definizione di rete senza specificare ulteriormente, perché è una rete che sta via via sempre più così, raccogliendo luoghi, quelli che abbiamo definito luoghi di memoria e cultura, quindi sì musei, spazi espositivi, ma anche percorsi tematici, ma anche luoghi espositivi d'arte come il Palazzo Parasio di Cannobio. In apertura di pagina sportiva, gli sport invernali con la presentazione della Rosa Ski Raid, valevole come campionato italiano, e finale di Coppa Italia Trofeo Scarpa di sci alpinismo a squadre, oltre che ultima tappa dell'International Ski Tour. Rosa Ski Raid, 10 aprile ormai ci siamo prossimi al grande appuntamento che è diventato ancora più grande negli ultimi giorni. 10 aprile sarà una grandissima manifestazione sotto la parete est del Monte Rosa. È diventata gara campionato italiano a squadre, quindi una valenza bellissima, non solo per noi della Vallanzasca, ma sicuramente per tutto il VCO. E in più sarà finale di Coppa Italia e finale dell'International Ski Tour. Quindi aggiunge valenza anche tecnica a questa corsa già dagli scenari meravigliosi. Sicuramente sì, perché si vede che dal grande lavoro che è stato fatto da tutti gli abitanti della valle, dal VCO, la FISI veramente ha riconosciuto il grande lavoro che è stato fatto. Poi non dimentichiamo che il testimonial di tutto questo è Damiano Lenzi, che lui è il pluricampione dello sci alpinismo. Un campionato italiano implica un discorso un pochettino più impegnativo, comunque rispecchia un po' quello che avevamo già pensato all'inizio. Per ora le condizioni sono ancora buone, diciamo che nonostante un po' il tempo, insomma, ha fatto un po' caldo gli ultimi giorni, comunque per adesso il percorso è confermato su quello che era il nostro obiettivo all'inizio. Niente, le difficoltà non saranno estreme, quindi il livello, diciamo, possono partecipare la maggior parte degli atleti che abbiamo anche qua in Ossola e gli altri che arriveranno dalle altre regioni d'Italia, sicuramente numerosi, perché ripeto, un campionato italiano fa piacere a tutti partecipare. Macugnaga quest'anno ha ottenuto di fare il campionato italiano di sci alpinismo ed è una bellissima cosa, anche perché qua in Ossola è un po' di anni che non si faceva più gare così importanti. C'è il Tour d'Hermonchera, che è una gara però un campionato italiano è sempre una bella manifestazione importante. Un obiettivo importante, portare i ragazzi ad amare la montagna. Ma noi facciamo dei corsi con i bambini già da piccoli dell'asilo, facciamo sciare una decina di volte nell'inverno, poi dopo l'importante è farli giocare un po', finché poi dopo arrivano, se si riesce a portare a fare le gare. Siamo al calcio, in eccellenza si annuncia grande pathos nel finale di campionato. Tre giornate, 270 minuti da giocare e da vivere. Il campionato di eccellenza promette di regalarci un finale thrilling, che si parli di promozione diretta, lotta playoff o lotta playout. I risultati di domenica pongono indubbiamente la Virtus Verbania in una posizione di vantaggio. La squadra di Brando ha 2 punti di margine sulla Borgaro, pochi ma allo stesso tempo tanti per una squadra che ha dimostrato di avere una compattezza granitica.
Santhià, Juve Domo al Pedroli la penultima ed Ivrea. Il calendario, a parte il derby, sorride ai biancocerchiati. Valle d'Aosta e Varallo Pombia in casa, Omegna in trasferta, Liberazione all'ultima. Il Borgaro sulla carta ha diverse insidie perché troverà due squadre affamate di punti che non possono regalare nulla. Il calendario migliore forse ce lo ha il Baveno, che affronta Junior Biellese, Alpignano e Volpiano. La sensazione è che con un percorso netto la squadra di Pissardo possa finire seconda. E per i playoff lo Stresa ha un vantaggio che le consente di dormire sonni tranquilli. Omegna, Borgo Manero ed un Santhià già certo dei playout all'ultima per i ragazzi di Boldini, che possono dunque già prepararsi per gli spareggi promozione. Per l'ultimo posto la lotta coinvolge Orizzonti United, Juve Domo ed anche lo Charvenso, seppur in una posizione defilata. I Granata, dopo il Volpiano, sfidano la Virtus e proprio gli Orizzonti nel match che al Curotti potrebbe essere quello determinante. Attenzione però, la quinta deve fare 9 punti perché altrimenti ci sarebbe il rischio di un distacco di 10 punti dalla seconda, con la conseguente niente primo turno playoff. Anche in coda, tutto da scrivere all'epilogo. Già retrocesse Volpiano e Livrea, l'Omegna nelle ultime 3 giornate è un sogno, quello di superare il Santhià, ed un obiettivo più concreto, conquistare quei 4-5 punti per garantirsi i play-out senza dover fare calcoli sulla sest'ultima. Calendario arduo per i rossoneri, che sfidano Stresa, Charvenso e Borgaro. Junior Biellese, Borgo Manero, Valle d'Aosta ed Agreville, 2 di loro si salveranno direttamente, 2 saranno invischiate nella lotta play-out. In questo caso diventa davvero impossibile fare dei pronostici. E chiudiamo con ospiti e contenuti di Basketando in onda stasera alle 20.35, ancora domani mercoledì alle 13 e alle 17.30. Nuovo appuntamento con Basketando, qui dalla Chemica, la puntata molto ricca con ospiti importanti, a cominciare dalla mia sinistra, da Diego Terenzi. Ciao Diego. Buonasera a tutti. Come sta il tuo ginocchio? Prima domanda. Ma il ginocchio sta bene, piano piano si vedono miglioramenti e continuiamo insieme al preparatore e al fisioterapista a fare buoni progressi. Perché lo rivogliamo l'anno prossimo con la canotta rosso-verde, un giocatore che a me, quando è stato sul parquet, è sempre piaciuto per atteggiamento e anche perché ha saputo prendersi delle responsabilità non da poco. Insieme a lui debutta Basketando ed è un piacere Antonio Pirazzi, presidente della capolista. Ciao Antonio. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Grazie. Insomma, meglio di così non può proprio andare, No. Manca l'ultimo, mancherebbe l'ultima cosina. Abbiamo fatto un primo passo di un grande percorso, c'è scritto qua. Me l'ha scritto Petricca. Speriamo di, è arrivato adesso, speriamo di continuare così. Lorenzo, riallacciandoci a quello che diceva Antonio, i passi da compiere sono 3, se al primo o al secondo turno non interessa poco, è pronta la Paffoni a compiere quei 3 passi con Faina? Sì, si deve ancora preparare molto la Paffoni, però la strada sembra quella giusta. Quindi è ottimista? Sì, devo essere. Insieme a Lorenzo Galmarini, Marco Loretti, ciao Marco. Ciao a tutti, ciao. Come sta andando? Andando bene, su diversi fronti direi che a livello giovanile stiamo lavorando bene. Con una convocazione di 2 ragazzi, no? Esatto, che poi ne parleremo nel dettaglio dopo, esatto. Di questo e molto altro parleremo qui dalla Chemical a Basketando. Ci fermiamo per tutti gli aggiornamenti www.tuttonotizie.info. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.